Istruzioni per l'accesso all'Accademia per i meravigliosi allievi delle classi di recitazione. E gli altri? Quali altri? Siete cortesemente invitati a parcheggiare il vostro mezzo di trasporto nel piazzale inferiore, quello con i sassolini per terra. Potrete poi seguire il percorso indicato per raggiungere l'ingresso della segreteria il più comodamente possibile. All'ingresso vi sarà misurata la temperatura e sarà verificato l'utilizzo della mascherina. Un computer memorizzerà i vostri dati biometrici associandoli al vostro nome e registrerà la vostra temperatura. In altre parole, scattano una foto del vostro faccione e ci mettono il vostro nome. Tutto qui. Una volta penetrati, dovrete riporre tutti gli oggetti personali che non servono per la lezione in un sacchetto chiuso. Tale sacchetto dovrà essere portato in aula e appoggiato in un punto che gentilmente l'insegnante vi indicherà. Non lì! Più a destra! Vi ricordiamo che ogni lezione inizierà 5 minuti dopo e terminerà 5 minuti prima. Questo per consentire il ricambio di aria all'interno dei locali. Questo non ti autorizza a venire a lezione 5 minuti dopo. Se non state bene, fate tutto quello che dovrebbe essere fatto quando non si sta bene. State a casa, a riposo. In pratica, evitate di distruggervi di farmaci inutili. Fluicazil, minchia Fludeca, Cetadur, eccetera, per stare in piedi e fare quello che fareste se non aveste la febbre. Nessuno di noi è indispensabile. Oh, non si vede più uno spot di farmaci contro il raffreddore in giro. Ce li siamo finalmente lavati di davanti ai cuori. Ecco le istruzioni, teatranti. Vi aspetto in aula, più in forma che mai. E buon inizio anno, dolcezze. Allora, hai fatto quel video lì? Sto facendo. Sei veramente stupidino.